da tempo che cominciamo, che apro un po' di cose, vi dico che abbiamo ricevuto tanta solidarietà sul gruppo di Facebook di Montefiascone per il fatto che ci hanno vandalizzato la cassetta del gas e la cassetta dell'acqua. Evidentemente significa che siamo non simpatici a qualcuno, e normalmente è un buon segno. Ricordatevi che il Signore ha detto che non ci faranno gli applausi, ma verremo portati davanti ai tribunali e saremo accusati ingiustamente. Per cui questa normalmente, che dovrebbe essere una cosa già, mamma mia, cosa brutta, secondo me è una medaglia che possiamo metterci, perché quando comincia la persecuzione significa che siamo efficaci. Cominciamo con la predicazione delle prove. Buongiorno a tutti quanti. Mi giri la seconda slide? Ok. Chi è che conosce questo realtà culturale? Marcello Zitto. Marcello Zitto. Per chi ci guarda, chi ci sente sul podcast e per chi ci guarda in video, sto mostrando un cartello statale e in sala abbiamo uno dei capi delle guardie del servizio di guardia di polizia urbana di Viterbo. Quindi, che cosa significa questo cartello? La moglie del vice può rispondere. Come no? Nemmeno la moglie del capo guardia può rispondere. Che cosa significa questo cartello? Tu che l'hai fatto la patente da poco, dai. Da poco. Significa? Significa? Strada chiusa. Strada chiusa. Significa? Che strada? A un certo punto. Si dice là. Se tu vai per questo vicolo, il vicolo è cieco, dice. Questo è un vicolo cieco. Ovvero, che se prendi quella via, alla fine, prima o poi tocca fare della mancia. Perché non porta assolutamente da nessuna parte. Questo significa che è un posto dove non vedi, dice il vicolo cieco, significa che non vedi la strada dove devi andare. Perché? Perché è cieco. Normalmente c'è un muro, un cancello, qualche cosa che ti va a sbattere, non vedi la soluzione di come uscire, per cui devi per forza fare marcia indietro. Ma che cosa succede quando prendi un vicolo cieco con la tua auto? Che cosa succede normalmente? Normalmente se il vicolo è stretto. Se il vicolo è stretto, che cosa fai? Metti la marcia indietro, per cui tu magari hai proprio 2 minuti contati, che fai? Perdi tempo. Arrivi. Normalmente quando prendi un vicolo cieco, la prima cosa che dici è porca miseria, e lasciamo la rabbia, perché chiaramente stai perdendo tempo. La terza cosa che fai, con chi te la prendi? Se c'è una cartina, con te stesso. Se c'è un navigatore, col navigatore. Ma dove diamine mi hai portato? Questo non funziona, sto tontolo, lo devo buttare. Il vicolo cieco, in sostanza, è qualcosa che ti impone di ricominciare da capo. Stavi andando da una parte, credevi di andare da quella parte, e alla fine invece bisogna che ritorni indietro e ricominci a cercare dove devi andare. Devi considerare il passato. Nel passato hai sbagliato strada, adesso vediamo di non sbagliare strada. Questo è nella nostra vita reale. E se il vicolo cieco è come credente? Che cosa accade quando un vicolo cieco accade nella tua vita di credente? Quando la mappa che leggi, mi date una Bibbia, tu sei qui e leggi tante cose dentro questo libro, no? Questa è la mappa, no? Abbiamo detto più di una volta che questa è la mappa di dove noi, di come noi dobbiamo agire. Hai letto la mappa, ma a un certo punto ti trovi in un vicolo cieco. Oppure quando ascolti la voce del Signore, il navigatore,
e la voce ti porta in un posto che non ti dice da nessuna parte. Sembra di averti portato in un posto senza uscita. Hai mai sperimentato, dico i ciechi nella vita del credente? Se mi dici no, sei un certo. Perché? Perché nella vita costante di qualsiasi persona, credente o meno, cadono dei vicoli ciechi, ma anche per i credenti, anche con quelli che leggono quotidianamente la Bibbia, anche quelli che sono in contatto con il Signore, a un certo punto della vita sembra che ma il Signore mi ha proprio portato qui, ma siamo proprio sicuri che era questo quello che voleva il Signore? Personalmente io ho sperimentato più di una volta i vicoli ciechi. A più riprese, in più occasioni, sono arrivati in punti dove sembrava che c'era muro, non c'era nient'altro, in cui avevo chiaramente obbedito al comando del Signore che mi aveva detto: Marco, fai questo, e alla fine, tac, tutto quanto ho chiuso. Alcuni li sto ancora sperimentando. Allora, che cosa fare? Ho forse letto male la mappa Bibbia? La mappa Bibbia l'ho letta male? Ho forse sentito male le istruzioni del padre navigatore? Ho sbagliato strada? Era tutta una mia illusione. Io mi illudevo di aver capito quello che diceva la Bibbia e mi illudevo di aver sentito il messaggio dal Signore. Vorrei condividere con voi soltanto due versetti dalla lettera, dalla seconda Corinzi, versetto 1. Via 2 Corinzi 1, versetto 8, dal versetto 8 al versetto 10. Li potete cercare nelle vostre Bibbie. Io ho una versione leggermente differente qua sopra che ho messo sul video. Nel frattempo che la cercate, mi dai l'altra? Justice? Versetto 10. 2 Corinzi 1, da 8 al 10. Questa è una versione leggermente differente. Da una Bibbia che si chiama La parola è vita. Quando la ricerca del sogno passa da difficile a impossibile, perché a un certo punto diventa difficile e diventa impossibile, quando la ricerca diventa, quando la situazione va di male in peggio, benvenuto, sei in buona compagnia, sei in compagnia di tante persone e guarda caso sei anche in compagnia di Paolo. Anche Paolo aveva sperimentato dei vicoli ciechi nella sua strada. Stiamo parlando di Paolo, di quello che ha parlato a tu per tu con il Signore, uno che parlava costantemente con Dio, eppure si trovava di fronte nella sua vita a dei vicoli ciechi dove sembrava che non andasse da nessuna parte. Paolo dice così: abbiamo dovuto sopportare sofferenze grandissime, addirittura al di là delle nostre forze, tanto da disperare persino di sopravvivere. Anzi, ci consideravamo già condannati a morte per non confidare in noi stessi, ma in colui che resuscita i morti. Paolo qui ci elenca tre tipi di vicolo cieco, che sono di una difficoltà sempre maggiore. Ci sono vicoli ciechi grandissimi, ci sono vicoli ciechi che sono, dice Paolo, al di là delle nostre forze, fino ad arrivare a dei vicoli ciechi che mettono addirittura a rischio la propria vita. La vita di Paolo era a rischio. Erano non soltanto dei vicoli ciechi, ma dei vicoli mortali, dei vicoli che finivano in un burrone, in qualche cosa che avrebbe portato via la vita. Qual è la reazione a questi vicoli ciechi? Come reagisce un credente? Di norma, dice Paolo. La reazione di Paolo è una reazione molto umana. Paolo dice: ci consideravamo già condannati a morte. Tu arrivi a un certo punto della tua vita di credente e a quel punto dici: ah, sono arrivato qui e sono finito, è finito tutto, è finito tutto. Ho sbagliato strada e credevo di poter andare là, credevo di aver sentito il Signore che mi diceva andare là, invece è finito tutto. Ti sei mai trovato lì? In una situazione dove pensi che la fine del vicolo cieco sarà la tua morte, e non parlo soltanto della morte fisica, ma della morte di tante cose che possono accadere nella tua vita come essere umano e come credente.
Per Paolo era proprio quello di trovarsi nella condizione di perdere la vita, di essere messo a morte. Quella è una condizione che sperimentano anche tantissimi nostri fratelli e sorelle attualmente. Pensate alle persone che sono in Nord Corea, pensate alle persone che sono in Zimbabwe, pensate alle persone che sono nel nord della Nigeria, in Boko Haram. Abbiamo i nostri amici che vengono dalla Nigeria, che vengono dalla zona a sud dove sono più tranquilli, ma nella zona nord della Nigeria, essere un credente di qualsiasi denominazione, protestante, cattolico, pentecostale, significa essere messi a morte. Però per molti di noi non è la morte fisica, ma è la morte di qualcos'altro, la morte magari di un sogno, la morte di un matrimonio, la morte di un'amicizia, la morte di un'attività commerciale che hai intrapreso, la morte di una carriera, la morte qualche volta tristemente per chi è pastore come me o come altri, la morte di una chiesa dove chiude. Ma a questo punto del vicolo cieco Paolo ci ricorda a noi che c'è qualcuno che può affrontare il vicolo cieco, può vincere il vicolo cieco e farlo diventare addirittura una autostrada. Guardate quello che dice: per non confidare in noi stessi ma in colui che resuscita i morti. Questa è un'autostrada, questa è un'autostrada. La morte non è più un vicolo cieco, la morte non è più qualche cosa che ci sbarra in futuro, ma diventa un'autostrada verso una vita eterna al fianco al pianeta. La morte è il vicolo cieco di ciascun essere umano, perché l'essere umano, il vicolo cieco qual è? La morte. Noi in questo mese, nel mese di gennaio abbiamo affrontato, non so, non l'ho contato, penso che tra parenti, amici, stretti e conoscenti sono morte circa una decina di persone. Sono vicoli ciechi, boom, è finito tutto quanto. Ma se Dio vuol trasformare il vicolo cieco dell'uomo, che è la morte, figuriamoci quello che può fare con gli altri vicoli ciechi che sono molto meno pericolosi. Dio può dare, può trasformare un vicolo cieco della morte in una vita eterna vissuta a fianco al Padre. Allora, se Dio fa questo con le persone morte, Dio può fare la stessa cosa con le persone morte dal punto di vista spirituale: risuscitare un'amicizia, risuscitare un matrimonio, risuscitare una malattia e ritornare alla sanità. Dio può risuscitare una carriera lavorativa, può risuscitare anche qualsiasi tipo di problema che tu risolvi, se è nelle sue volontà. Se Dio può risuscitare i morti, Egli può fare qualsiasi cosa. Ricordate, abbiamo visto nella serie di predicazioni che stiamo facendo, abbiamo visto Ebrei. In Ebrei 11 c'è lo scrittore che descrive tantissime persone che hanno avuto fede. E uno in particolare, Abramo. Abramo, il Signore aveva detto: io voglio che tu sia il primogenito di una stirpe che sarà innumerabile, tanto sono innumerabili le stelle dei cieli. Però pensate ad Abramo, ultra novantenne, cioè più o meno 91 anni, che si guarda, vede le grinze, vede le gambe un po' piegate e dice: io diventare padre di una stirpe così grande è impossibile. Poi guarda sua moglie Sara, più o meno della stessa età, è come se guardasse, scusa mamma, la mia mamma è arrivata sentendo, è come se io guardassi mia mamma e dicessi: oh, quando è che partorisci? Abramo ce l'aveva avuto qualche dubbio, no? Guardava Sara, vedeva una donna ultra ottantenne e diceva: ma Signore, ma siamo proprio sicuri? È un vicolo cieco. Tu mi hai detto, io mi sembrava di averti sentito dire che sarei stato il padre di una stirpe innumerabile come le stelle del cielo, ma mia moglie ha 87 anni e io ce ne ho 92. Impossibile, assolutamente impossibile. Ma Sara rimase incinta e partorì ed è previsato. Quando il bambino nacque, gli fu messo nome Isacco.
che significa ridere. Abramo e Sara si misero a ridere. Ora non so se si misero a ridere per la gioia di aver visto il figlio, se si misero a ridere perché erano stati esauditi, o probabilmente si sono messi a ridere di se stessi e si sono messi a ridere dicendo: ma guarda che scemi che siamo stati, non credevamo fino in fondo che il Signore potesse far partorire una donna 87enne. Io lascio spesso che i problemi diventino impossibili. Pensate, i discepoli credevano in Gesù? Assolutamente sì. I discepoli decisero di seguire Gesù perché credevano ciecamente in Lui, in quello che stava facendo. Pensavano che fosse il Messia, è chiaro, è Lui l'unto, quello che viene a liberarci, a liberare Israele. Ma poi che succede? Quella, la croce, dicono cieco, la morte. Abbiamo sbagliato, abbiamo sentito male, abbiamo seguito male il nostro Messia. Per tre giorni sembrò che il vicolo era assolutamente cieco. Al terzo giorno è risuscitato dalla tomba. Quando affronti un vicolo cieco, quando stai lì davanti a un vicolo cieco, puoi chiederti: cosa sta succedendo, Dio? Cosa sta succedendo? Mi sono perso qualcosa della tua volontà? Non ho capito bene, ero sintonizzato su un qualcheduno differente, pensavo di parlare con Dio, ho parlato con qualcun altro. È questo il tuo piano? Ho perso la visione? Ricordati, lo dico anche a me stesso, che i vicoli ciechi fanno parte della volontà di Dio. Niente succede su questa terra che non faccia parte della volontà di Dio. Dio guarda, Dio è al controllo, Dio lo vede, Dio lo sa. E considera anche i tuoi vicoli ciechi e i miei vicoli ciechi. Qual è la mia risposta per cui ha un vicolo cieco? Paolo l'ha trovata tanti anni fa e ce lo dice nel versetto 10 di prima e di seconda Corinzi 1. È lui, passata mano di Dio, che ci ha liberati da quel pericolo mortale e ci libererà ancora. Sì, sono sicuro che continuerà a farlo. Paolo afferma che Dio non solo è capace di liberarci dai vicoli ciechi che stiamo affrontando, ma che continuerà a farlo, che non è che se ti ha liberato da un vicolo cieco ti dicevo: vabbè, io l'ho liberato, ti ho fatto fare un marcio indietro, però boh, basta, la prossima volta te la libera te. No, dice che continuerà a farlo. Un vicolo cieco dopo vicolo cieco dopo vicolo cieco, sfidando la nostra fede ad affidarsi a Lui ad ogni vicolo cieco. Il versetto dice: per non confidare in noi stessi ma in colui che resuscita i morti. Non confidiamo in noi stessi quando troviamo un vicolo cieco, ma confidiamo in Lui. In conclusione, ti è mai capitato perdere di vista il piano di Dio perché hai pensato che ti aveva abbandonato? Quando i problemi diventano difficili e poi impossibili e poi mortali, allora chiedi a Dio di aiutarti, chiedi a Dio soprattutto di aiutare a costruire una fiducia in Lui. Quella fiducia che ti può liberare dai vicoli ciechi e la promessa che Lui sarà presente ogni giorno della tua vita. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore, grazie dei vicoli ciechi, grazie che Tu ci metti davanti a delle situazioni che sembrano assolutamente impossibili, ma Tu sei presente Signore, Tu sei al controllo. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore Gesù, io so che incontrerò dei vicoli ciechi nella mia vita e che fanno parte della mia vita di uomo e di donna. Aiutami a superarli, perché so che tu sei in controllo, Signore, e so che se tu hai risuscitato il corpo di Gesù dalla tomba, tu lo farai anche con qualsiasi cosa che si frappone nella mia vita.
ti aiuto ad avere, ti chiedo di aiutarmi ad avere fiducia in te, anche quando sembra che ho smarrito la rotta, anche quando sembra che mi stai buttando in un vicolo che non ha nessuna uscita, perché io so che tu sei lì a fianco mio Signore. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.